non mi sono mai divertito così tanto in vita mia su LOL come quel periodo là. Cioè, quel Renekton era veramente la... Quel periodo eravamo rank 1 Renekton al mondo, raga. Cioè, al mondo non ce ne stava uno che aveva un win rate migliore del mio Renekton in solo queue. 65% win rate tipo su 80 game a Grandmaster Challenger. Facevamo ancora il Challenger ai tempi. Incredibile quel periodo. Pozza, non serve, non serve. Tranquilli, tranquilli, no need, fuck it. Ma Lissin, sei una pussy. Ok. Ok, ok, dai. Ha guardato. Fai un bel commentary. Ok. Vi faccio un contenuto informativo, va bene? Non mi ricordo anche di GP. Con GP ero veramente bravo. Allora, Lissin patta bot. Scarner anche. Possiamo giocare aggressivi? Ma io ti dico, facciamo pushare la wave se riusciamo. Anzi, fuck it, possiamo direttamente sfruttare il fatto che siamo più forti early e prendere trades. Noi abbiamo TP disadvantage, quindi che faremo? Slow stacchiamo 3 wave, anche se perdiamo il trade va bene. Quindi ci portiamo in vantaggio, in modo tale che la terza, quindi non questa, la prossima, vada sotto la sua torre e possiamo recallare di conseguenza. Ok. Potrebbe gankarci Scarner altre, vediamo. O il Ghost nel caso. Per come sta a giocare Imo Scarner qui. Ma non è un problema, se prendiamo la gank di Scarner senza morire è sempre good. Vogliamo crashare la prossima. Ha giocato molto aggro Malphite, io dovevo rispettare il non poter andare in per Skarner. Sappiamo che è bot perché non è qui, possiamo proxarne una. Perché proxare? Ci portiamo avanti e possiamo regallare. Mi metto qua, recallo, abbiamo un good reset, vedi? Non potrà, non perderemo assolutamente nulla. Io direi di lasciare Tiamat, ragazzi, perché questa lane la vogliamo evitare il più possibile. Ok. Loro sono tanti ranged kiters, oltretutto. Quindi, la build, ecco, è una cosa a cui non ho pensato. Per quanto mi riguarda la build, io andrei di Stridebreaker o comunque una roba del genere, tipo Bruiser-ish Tryndamere. Possiamo andare di Stridebreaker o di Hydra tranquillamente per il lifesteal in mezzo alla wave. Probabilmente Stride è molto forte. Adesso abbiamo item advantage, quindi se lui vuole tradare, we start trading. Mamma mia, che matchup di merda. È un mashup del cazzo, bro. Cioè, l'outfarmiamo, eh. Crezila si urla possentemente. Comunque me la paghi che mi hai scammato lo scontro finale tra noi due. Al Lucas capellotto potente. Non è un problema, eh. O il Ghost. Non ci sono a Lucca. Rips. Perdono tempo. Vabbè, it's ok. La wave pusha verso di me, non dovrebbe riuscire a crasharla. Ah, but he's staying.
rimane purtroppo. Vorrei la Tiamat. Il matchup è veramente una merda. Sto pensando che, honestly, andare di Hydra potrebbe non essere male. La faremo crashare al Malphite. Mi dispiace lui. Un crit me lo dai? Uno solo, ok. Ci serve Tiamat e questo. Dobbiamo cercare di evitare la laning phase il più possibile, perché è ingiocabile. Secondo me è Famelica e... Lo stacco questa. Spero di riuscire a crashare la prossima. Se andremo Famelica comunque. Warden Bell. How are you? Grazie a tutti quanti per i follow, ragazzi. Ho rimesso i follow sperando che non mi ribottino come fanno sempre. Se hitta questa wave non ci fa... non siamo a rischio, quindi... We can reset, questa è una cannon, farà fatica a crasharla, posso regallare. Missa lo Skarner. Potrei rimanere, ma preferisco fare velocemente questo. E adesso da qui siamo liberi di... Vedi, groups, siamo liberi di andare top, perderemo pochissimo. Forse solo il cannon o un melee. E da ora possiamo giocare la link phase, bene o male. Purtroppo è un brutto matchup, non ci si può fare niente qua. Lui ha il demolish, prende un plating. Dobbiamo sfruttare il fatto che ha tippato adesso. Ha tippato su Big Get a lot here. Abbiamo demolish anche noi. Cos'è ultima BCS? Allora, posso dire una cosa? Se dovessero fare un'altra BCS, penso che non la farei. Cioè, è stata un po'... Cioè, a livello organizzativo non mi è piaciuta proprio questa. E non sembrano migliorare. Ora, il team è stato incredibile, mi sono divertito. Però è più tipo che noi siamo la parte rara, capito? Quella che si diverte. È lui che perde, guarda. Gli sto a far perdere tutta la wave. Abbiamo preso il red a Skarner. Ok. Ottimo. Bravi. È un matchup questo. Bene così. Posso dire? Io spero che la prossima BCS sia un... Giocano tutte persone più scarsine, ma... Giocano tutte persone più scarsine. Lui mi stopperà il proxy, quindi io... Ups. Non vado a proxare. Faccio finta di... Regallo qua. Magari mi sta seguendo, sta cercando qua. Invece no. È proprio un matchup di merda. Posso dire? Che è proprio un matchup di merda. Porco Dio, proprio noioso. Secondo me i pro players devono fare i coach tipo i Pokémon, no? Noi siamo degli allenatori Pokémon. Quindi noi Challenger non giochiamo. Challenger Master, Master più non giochiamo. Coachiamo invece.
Adesso che recala dobbiamo andare subito in proxy, ragazzi. Non recala invece. Finirà il mana, eventualmente. No, non gli faccio da bronze, purtroppo è Malphite into Drain. Dei do tips per me per oggi. Tips per me per oggi. Lu, stai tranquilla, stai rilassante che si vince. Contro chi stai? Fai il tuo. Andrà sempre bene. Finché palla in vita solo. Ma no, secondo me è solo sbagliato fare team con dei pro play. Cioè, come formato, no? Mettere uno che non gioca a LOL contro un challenger significa che la BCS diventa questo. Le persone scarse giocano safe con... non ho capito che cosa. Tocco cazzo in mano. Eh sì, ma dico, rilassata, fai il tuo. Non devi fare più del tuo. Quando provi a fare più del tuo, capace che sbagli, tu non sbaglierai. Fare il tuo, sempre, bene, pulito. Perfect. Cioè, quando tu fai questa scelta, no? I team diventano il challenger che prova ad avere gli schiavi e quelli che giocano super safe sotto torre sperando di farsi carriera dal challenger. È proprio brutto da vedere, no? O metti master che... Ma anche autofillati, ragazzi. Cioè, se io gioco autofillato contro un main support, raga, io ci ho fatto... Cioè, io comunque il master te lo faccio, eh. Cioè, non è comunque bilanciato, eh. Frozen Heart, primo item. Ulti per ulti. Frozen Heart, first item, Malphite. Mamma mia. I noob non si diverte. È quello dico. Cioè, tu sei stato invitato alla BCS. Magari ci sta, ti vuoi divertire. Però tutto quello che puoi fare è... Prende il cazzo. Cioè, tu tutto quello che puoi fare è sta fermo e sperare che il game finisca. Cioè, non è divertente per chi è nuovo al gioco. Tutto qua. Invece se tu metti noi come coach, magari, è un team che medio funziona, te la godi. Cioè, il team è tutto allo stesso livello, noi coachiamo e poi si pensa, no? Più divertente, più stimolante, così è... Il challenger che prova a carriare gli altri prende i meno scarsi possibili. E quelli meno scarsi possibili che ti giocano. Cioè, tipo, Kasumi, ragazzi, ha giocato benissimo, eh. Però gli hanno fatto giocare Ziggs, capito? Che magari è un champion che non giocherebbe mai. Gli hanno fatto giocare Ziggs e ha giocato bene. Assolutamente, l'ho vista, eh. Il quadruplo dei danni di spawn. Però, capito? È un adattamento forzato che fai fare, no? Bravo a set steppare le spell lì. Vedi, si diventava solo perché era con voi. Se sapete scese con counter, no, che voleva vincere, ha flammato per tutti i game e non voleva partecipare, infatti. Capito, boh. Io sono contento. Allora, sono contento che il mood che si è creato nel mio team era tranquillo per tutti. Quello sono felice. Accettabile la mancanza di nono Snake nella BCS. Flash sul posto e kill garantita. Ma infatti, perché non c'era uno Snake? Perché non c'era? Perché non glielo proponi a Paolo? Ci provo.
Cioè, io vi ho fatto un esempio, no? Perché ho fatto giocare Malphite a Billy? Perché, come avete visto, ha fatto delle robe incredibili. Cioè, il game quello contro Yuriko. Bro, Billy si è praticamente solo killata Yuriko, bro, con Malphite. Late game, che col game poi abbiamo fatto il dive e abbiamo perso, peccato. Però, cioè, Billy si è fatto 9-1 Yuriko. Che non è da poco. Cioè, con Malphite era un player attivo, capito? Se tu giochi, se la facevo giocare Seraphine, bro, che doveva fare? Stare sotto torre ad aspettare che, boh, non facesse errori, sperando che noi carica. Cioè, non giocava, era 40 minuti di sofferenza, capito? Comunque, speriamo che le prossime siano organizzate diversamente. Cioè, allora, teoricamente tu quando fai una cosa, impari dagli errori alla migliore. La BCS sembra fatta a muzzo, bro. Cioè, nel senso, abbiamo scoperto tante robe, ma non le abbiamo implementate negli anni. Quello dico, spero che nei prossimi anni sia un attimo più... un po' meglio. Non ha senso la cosa di coach. E invece no, perché tipo, secondo me invece sì. Secondo me funzionerebbe la cosa di coach. Perché si crea la roba della community, capito? La mia chat contro la chat del socio, contro la chat di Briz, con noi che flammiamo e sfottiamo. Cioè, capito? Si crea una bella situazione, secondo me. Ma che cosa scappi, bro? Capito? Se poi la gente non ci si mette è inutile. Quello sì, quello sì. Ah no, sì, la roba che dici tu. Ho capito, no. Io intendevo, secondo me mette players che non giocano mai a LOL è sbagliato. Quindi, piuttosto che prendere streamers così, prendi un tot di streamer e un tot di persone dalla community dello streamer. Per me è proprio sbagliato il prendere players che non hanno mai toccato League. Però, senti, ci sta. È un progetto con le sue preferenze, con le sue cose. Dico, a me non fa impazzire strutturato così. Perché altrimenti è un... Sono, boh, master. Ok, devo piccare l'altro master. E prende i meno peggio. Prende i pick che so che sono sbagliati. Perché, che ne so, Luque non vale quanto Lunaris o Marzone. O Lunaris gioca molto più del Marzone. E ogni BCS ha giocato bene. No? Però la metti con lo stesso value. Capito cosa intendo? È una falsa scelta. Sei costretto a fare quello e basta. Non lo so. Comunque, boh, mi sono divertito come ogni BCS. Quindi, di questo sono contento. E sti cazzi. Spero semplicemente fixino sti problemini logistici. Recentemente uno game session a settimana. Visit tipo un campionato. Allenamenti eventualmente anche off stream. Perché tanto i big streamers non sono obbligatoriamente coinvolti in prima persona in veste di players. Players che vogliono vincere poiché non la vedono come una flippata sulla base del team che ha fatto il proprio capitano e che dura 2 giorni. Ci stanno tante cose. Vedi, è tipo una Goat League di LOL, dici, sì. Clash. Sarò admin 8-4. Ma che vogliono questi? Bro, Malphite è intoccabile. Io sono 11 CS al minuto, ma non riesco a fargli un cazzo di danno. Andiamo. Leggi, mi ha scritto un messaggio solo per una volta, ok.
No, ma il Marzone stava messo bene, ragazzi. Ma non lo puoi paragonare, che non conosce tutti il 90% dei gen. Andrea dice: possiamo essere sinceri, Paolo fa la bicicletta per i soldi con minimo impegno. Se vuole scolizzare meglio dovrebbe impegnarsi di più. Li punta solo sul chiamare gente più famosa possibile, anche se non gli frega niente. Ma bicicletta, sperando che succeda dramma per fare views. Non è interesse ne fare un contenuto bello di lì. Non lo so, però sono d'accordo. Potrebbe farlo meglio e non ha interesse nel farlo meglio. Quando la gente inizierà a dire di no, sarà costretto a farlo meglio. That's what I think. Più tutti diranno sempre sì, meno ben organizzato dovrà essere per far dire sì alla gente. Botter gara meglio. No, raga, non vinco comunque contro Malfit. Devo avere una build che funziona. Contro il resto, diciamo. Cioè, sono due livelli sopra, capito? È like insane. Poi la botter che. Ora, io non vi voglio male, ragazzi, ok? Però mi date fastidio quando fate i bacchettoni e lo fate sbagliato, ok? La bot che fa danni fisici sulla salute massima. Un personaggio che builda armor e non salute massima. La bot che sapete dove me la metto, ragazzi? Se dovete fare i bacchettoni, per piacere, fatelo bene. Cioè, assicuratevi che se sbagliate vi scoprono la moglie e voi siete comunque sicuri che lo state dicendo. Cioè, se dici, ok, se il costo di sbagliare questa bacchettata è che mi chiamano mia moglie davanti agli occhi, comunque sono sicuro che fare qua devo fare il bacchettone. Però, capito, fate due conti, capito? Cioè, capito, questo vi chiedo. Devo splittare sto game. Qua si fa o Lord Dominic o Black Cleaver. Uno dei due puoi fare. Perché riduci l'armor. Cioè, guarda, non ho d'attacco, bro. Cioè, è assurdo. Sto prendendo tempo almeno, vedi? Anche con Lord Dominic. Cioè, anche se fosse. Non tiro i destri, ragazzi. Cioè, mi slova l'attack speed del 90% e non. Capito? È proprio quello il danno. È proprio il matchup, non ci puoi fare molto. Tutto qua, ragazzi. Noi ci andiamo e vediamo che fare. Noi stiamo facendo il nostro. Salute attuale, non massima. Sì, vabbè, sti cazzi, cos'è? Current health, sì, vabbè. È comunque physical damage che non serve, ragazzi. Mi ha stunato cosa? Siamo 5-0-2, 12 CS al minuto. Stiamo facendo il nostro, stiamo facendo bene, Però dico, il matchup purtroppo se l'è capato lui, Non c'è matchup più scomodo di Malphite. Perché quello è. Però intanto Malphite che vuole fare? Vuole gruppare, no? Malphite vuole gruppare. Se lo tengo sempre inside, perché appena lascia la side gli prendo la base. Stiamo facendo il nostro lavoro, ragazzi, va bene, È quello che dobbiamo fare, ragazzi. Abbiamo fatto.
Se lui gruppa, prendiamo tutto. Se lui non gruppa, non sta gruppando con Malphite. Buono. Cioè, lo stiamo tenendo inside da losing matchup e siamo avanti di gold, eccetera. Io sono al 17, lì al 14. Abbiamo questo. Bene così. Di 997 urla possentemente bella Deido. So che magari sentire sempre il solito discorso ti cacchi il cazzo. Dimmi Giulio. Ci tenevo solo a dire una cosa riguardo a ieri. Siete stati l'unico team che ha riso mentre giocavate. Due team su cinque si sono flammati tra compagni di squadra per un torneo dove non si vince nulla. È stato 50 volte meglio il team tuo su tutti i punti di vista. Sono contento. Non che ci sono flammati, quello mi dispiace. Ho parlato con Scar, mi dispiace proprio la situazione là. Ormai è meme Lord Dominic. Che gli hanno fatto? 5 armor pen. Che merda, bro. Non me ne ero accorto. Grazie, Bowness. Perché non serviva l'ingrad action. Però a sto punto si fa così cagare. Abbiamo fatto il nostro, ragazzi. 300 CS a 26 minuti. Li abbiamo creati i CS. Sbonk. Platiniamo il gioco qua. GG. 300 CS perfetti a 27 minuti. Mua. Bravi.